Allora, ci è voluto più tempo del previsto nel recuperare un octero di un livello decente. Sento di nuovo il suono di quelle cose che cadono dal cielo, ma sto giro non mi fregano col cavolo che vado a cercarle. Dicevo, ci è voluto più del previsto per recuperare l'optero e rifarci tutta armatura, inchitina, sto giro, rifornirci di un po' di roba. Nel frattempo abbiamo anche terminato questo tugurio, questa casetta un po', vabbè, sbilenca. Però quantomeno è casa, quantomeno è casa. E così, visto che ci annoiavamo mentre raccoglievamo un po' di materiale, ci siamo addomesticati un paio di dodo. Ma non per altro, perché mi sembrava troppo carino averli qua nel laghetto. Cioè, non sembrano tipo delle paperelle. Se avessimo del pane glielo sbriciolerei davanti. Vabbè, è una cavolata, lo so. Però tra una cosa e l'altra mi sembrava divertente, quindi abbiamo deciso di far così. Il problema è che, ecco, avendoli qua in acqua non riesco a vedere molto bene quando fanno gli ovetti. Però vabbè, prima o poi li tireremo fuori da qua. Per adesso li abbiamo messi qui così, giusto per il mio diletto. Comunque noi nel frattempo abbiamo fatto un bel po' di cose oltre queste che vi ho detto. Perché prima di questo ptero io ne ho preso un altro che però ho fatto di nuovo morire malamente. Perché io non lo sapevo, ma per di là c'è una zona che appena tu ci vai, cioè appena oltrepassi una certa linea, muori. Così, e per carità, è anche segnalata, c'erano dei pali giganteschi con delle luci rosse e io sono passata dicendo: oh guarda, ci sono dei pali con le luci rosse, chissà cosa vorranno dire. Ah, morta, va bene. E quindi ci abbiamo messo un bel po' per recuperare anche questo ptero. Comunque, alla fine, prima di andare a prendere il gaccia, ho deciso di andare a prenderci un gufo delle nevi. Ma a sto giro ci facciamo la sella prima. Sì, me la faccio prima perché lo so che poi siamo nella cacca. Inoltre non ho ancora capito come noi potremmo mai procurarci delle sfere poké su questa mappa, perché a quanto pare gli obelischi non hanno la base solita dove noi ci andavamo a costruire le sfere poké. Quindi io veramente non so come fare. Finché ci dobbiamo andare a prendere il gufo delle nevi, ok, lo riportiamo qua volando. Ma il gaccia come faccio? Cioè, come faccio a farla arrivare fin quassù, il gaccio? Cioè, sarà un delirio. Comunque, alla fine, dicevo, ho deciso di andare a prendere il gufo delle nevi. Aspettate che faccio un attimo rifornimento d'acqua prima della partenza. E prendiamo il gufo delle nevi perché mi è sembrato di intuire, anche da quello che mi avete detto voi, che per prendere il gaccia, sì, è vero che il gaccia si mangia la qualunque, però ci vuole l'eternità di sempre ad addomesticarlo se non gli si dà la cacchina o il rigurgito del gufetto delle nevi. E io non ho un'eternità da spendere con quel bradipo gigante. Cioè, adorabile per carità, però forse, ecco, tipo 3000 ore davanti allo schermo aspettando che lui si pappi tutto, non so se ne vale la pena. Quindi niente, in maniera molto coraggiosa abbiamo deciso di avventurarci sulle nevi sperando che Ginetta non ci muoia di freddo, e ce la tentiamo così e vediamo se riusciamo a prenderci sto gufetto che è tanto tanto bellino e io lo voglio tanto tanto molto. Anche perché la stamina dell'optero mi sta uccidendo, mi sta veramente uccidendo. Non può perdere, finire la stamina in maniera così rapida, cioè non è normale. Aspetta, ma sta roba qua è una porta. Ciao. No, non è una porta, vero? No, non si apre. Peccato, potevano farle le strutture visitabili però. Cioè, nel senso, hai fatto tutto sto bordello qua, potevi mettermi una porta che io entravo dentro e vedevo che c'era, no? No, ci siamo fermati all'esterno, all'estetica esterna. Vabbè, mi sembra un po' una cosa da fetenti, ecco, cioè una vigliaccata. Però va bene, lo accettiamo. Chissà che un giorno non faranno un aggiornamento dove noi possiamo entrare in queste strutture e visitarle. Oppure un ingresso per queste strutture già c'è, ma io non lo so e quindi voi me lo direte nei commenti. Guarda il casino laggiù. Guarda il casino laggiù delle creature corrotte. Via, via, andiamo via da questo luogo di perdizione. Ah, anche da sta sfera, da questo bioma innevato, mi devo ricordare di uscire dal lato giusto. Perché mi sembra di aver intuito che se io esco tipo dall'altra parte e ci sono radiazioni o comunque è brutto, l'aria è brutta, c'è brutta, tira brutta aria di là. E quindi noi dovremmo tornare per di qua. Ce lo ricordiamo? Non lo so, perché comunque da dentro non si vede. Cosa sei tu?
Sei un gufo nelle neviche. Delle neviche è uscito. Tu sei un gufo delle nevi che è uscito. Ah, ma possono uscire dal bioma. Anche tu sei un gufo delle nevi che è uscito. Aspetta, no, no, non vi vedo il livello però. Sto anche per finire la stamina, quindi Ginetta, diamoci una mossa. Questo è un livello 8. No, vabbè, no, livello 8 no. Quell'altro era un 48. Sono anche fuori, così evitiamo di congelarci il culetto. Che dici? Però qua ci sono le creature aberranti. Vabbè, le creature corrotte. Non lo so. Fammi vedere un po' sta zona com'è. Non mi sembra ci sia molto così. Allora, aspetta, fammi recuperare stamina. Maledetto Tero. Ma ha senso provare ad addomesticarli qua fuori? Forse no. Forse è troppo rischioso e non ha veramente senso. Pensavo che rimanessero all'interno del bioma. No, quello è un aquilotto, un argentà, visto che niente. Non pensavo che potessero uscire loro, sinceramente. Vabbè, voi dite, giustamente, come entriamo noi, cioè, e usciamo, ci entrano, ci escono pure loro. E ci avete ragione. Oh, è come buio qua, però. Come buio. Allora, vediamo di trovarci. Per fortuna Ginetta non ci muore congelata. Sinceramente temevo che congelasse, invece ha solo un po' di freddo. Allora, dicevo, vorrei trovare una zona dove c'è un gufo delle nevi di un livello decente. E poi in suddetta zona vorrei costruire una trappola. Molto banalmente, molto semplice, molto easy. Niente di trascendentale e complicato. E se riuscissimo ad addomesticarci una coppia, perché no? Mi schifo, non fa. No, aspetta, si confonde. Un livello 13 e un 52. Ok. Va bene, ma se possiamo trovare di meglio, secondo me. Che Ginetta non ci muore congelata. Guarda qui che c'è pieno. Guarda qui che c'è pieno. Ci sono anche tanti. Ah, ah, ah. Il magararararar. Magararar, quella roba lì. Bellino, bellino. Oh, che livello mi sei? Non ti prendo oggi, però. Livello 13, Managarar, non mi ricordo mai come si pronuncia, però mi avete detto che nessuno riesce realmente a pronunciarlo e la cosa mi consola. Un 30, no? Un 17, no? Ma perché? Ma perché tutti questi livelli così bassini? Cioè, ma io ho alzato il livello di difficoltà al massimo, dovrei trovare livelli 100.000. E invece no. Ah, è pieno di questi Magarar, però. Allora, li chiameremo Magar. Magari un giorno lo prendiamo il magar. Guarda lì che bellino, c'è un gufo delle nevi che si sta facendo il bagnetto. Oh no, finito la stamina. Aspetta, qua, ter... No. Ptero, cioè potevi atterrarvi lì sopra, no? Vero, no, qua a terra, che siamo a rischio uccisione, divoramento. Guarda, lì c'è un faretto di quelli rossi, quindi anche lì se oltrepasso quella zona ci muoio male. Però non è mica giusta questa cosa, che io non posso oltrepassare certe zone. Cioè, ma guarda lì. Quindi se io vado oltre quei due pali rossi laggiù, niente, ci schiattiamo in maniera terribile. Va bene, quindi noi non oltrepasseremo quella linea. Ok. Allora, gufo delle nevi, mi faccia vedere il livello lei. Un 13. No. Perché? Non è giusto. Perché? Io non posso, cioè ho paura a costruire una trappola in un posto a caso per poi rischiare di trovare il gufo delle nevi a casino. E quindi ci dobbiamo fare 30.000 km dovendoci fermare 30.000 volte. Volevo prima cercare il gufo delle nevi e poi cercare di costruire una piccola trappolina. Sto chiedendo troppo? Può darsi. Mi dispiace non aver registrato quelle parti in cui morivamo male, perché erano molto divertenti. Cioè, per l'Optero e per Ginetta. Quanti? Per l'Optero e per Ginetta erano un po' meno divertenti, ma penso che voi vi sareste fatti delle belle risate a vedermi passare oltre il confine. Poi c'è la zona, il triangolo della morte, tipo. Gufo 8. Un 109! Un 109! Ok, ok, questa mi sembra un'ottima zona. Perfetto, costruiremo una trappola qui. Però, cavolo, le risorse qua dove cribbio le piglio io? L'Optero è un casino portare risorse. Allora, qua c'è una zona in piano. Che potrebbe essere utile. Le risorse noi le andiamo a prendere qua sotto.
Riusciremo a trovare abbastanza risorse? Non lo so. Sì, sì, ci sono rocce. Però vedo che ci sono anche casini. Non importa, faremo molto in fretta noi. Allora, vedo che i gufetti sono distratti con un mammut che se ne frega altamente di loro. Però là ci sono lupi. Va bene. Speriamo bene, speriamo bene. Allora, un po' di pietra. Aspetta, fammi vedere il peso. Schifo, peso, schifo. Peso molto, molto schifo, dannazione. Voi mi raccomando, rimanete distratti. Non fate caso a noi. Stiamo facendo niente. Tranquilli, tutto bene. Tutto bene. Sì, vedo che se ne fregano abbastanza, in effetti. Sono molto concentrate su quel mammut. Va bene, meglio così, chi si lamenta, voglio dire. Ciccio, visto che tu non riesci a trasportarmi su, vediamo se Ginetta riesce... Ah, no, 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 a scalare sta montagna. Ce la facciamo a scalarla senza dover salire sull'Optero? Optero, non mi buttare di sotto, ti odio. Allora, se l'Optero non ci venisse davanti, noi forse riusciremmo un po' a scalare. Cioè, non solo hai il peso a schifo, la stamina a schifo, ci devi anche complicare l'esistenza in questo modo, ti odio moltissimo. Ti odio moltissimo, bestiaccia malefica. Fermati qua. Fermati qua, essere inutile. Vedo l'ora di liberarmi di te. Allora, facciamo che ci mettiamo una cassa qui. Ok, perfetto, e ci inizio a mettere tutto il materiale. Non so neanche se ho abbastanza frecce, abbastanza dardi, dannazione. Forse è il caso di non prenderne uno di livello troppo alto, in effetti. Potrebbe essere un po' controproducente se non abbiamo i materiali adatti, dannazione. Scusa, cosa sta succedendo lì? Ah, c'era un gufo che era incastrato malissimo con il... Ma perché il mammut non gliene frega niente che lo stanno attaccando? Cioè, gli stanno girando intorno da mezz'ora e lui non gliene frega una cippa, va bene. Vabbè, ragazzuoli, io vado avanti così per un po' e poi ci vediamo dopo quando ho finito di raccogliere materiali, che sta parte non penso sia particolarmente interessante. Anche perché dovrò fare 30.000 viaggi per riuscire a portare su tutto quello che serve per costruire la gabbia, perché la voglio fare abbastanza in alto in modo che non ci rompano le scatole e le bestie. Okidoki, allora, sono passati tipo 2 giorni e mezzo circa. Noi ci siamo dovuti fare anche un focherello, perché è vero che Ginetta non ci sta proprio morendo di freddo, però il cibo iniziava a scarseggiare, quindi ci siamo dovuti preparare un po' di carnina. E finalmente abbiamo tutto il materiale necessario per costruire la nostra piccola adorabile trappola. Come sempre, la trappola non è farina del mio sacco, perché i creatività inventiva zero su Ark per me, però l'abbiamo preso spunto da un video che abbiamo trovato su YouTube. Vi lascio come sempre il link in descrizione. E io la farò leggermente diversa, ma più che altro perché... Aspetta, posiziono il portone, ok. E nel video i tizi utilizzavano un portone di pietra, ma ci vuole troppa pietra e io non ne ho voglia, quindi confido nel fatto che funzionerà anche con il portone di legno. Allora, aspetta, ah, così, ok, la parte si apre per di là, perfetto. Quindi noi costruiremo il resto della trappola per di qua. Con l'Optero non vi dico il disastro per riuscire a trasportare tutti i materiali, mamma mia, l'incubo. Mamma mia. Allora, aspetta che questo serve più che altro per prendere tipo le misure. Ok, ok. E poi questo lo dovrei posizionare così, tipo qua davanti, ma un po' più in qua. No, troppo più in qua, un po' più in qua per così. Ok. Questo ce lo riprendiamo e adesso dovrebbe avvenire la magia. Io spero che funzioni questa cosa, se è come la trappola del Carchinos mi arrabbio molto molto. Perché non so se ricordate, ma non è che avesse funzionato proprio benissimo. Ark, me lo posizioni qui sopra, per favore. Gioco! No, non farmi sclerare. Grazie. Porca miseria, ma quanto è complicato piazzare sta roba. Ok. Mi sembra un po' troppo vicino, però. No? No, forse no. Forse va bene. Non lo so, c'ho molti, molti dubbi. Ok, adesso dovremmo riuscire a piazzare anche
queste, benissimo, a così. E allora, poi in teoria nel video i tizi mettevano anche una parte di soffitto per bloccare ovviamente l'uscita della bestia dall'alto. Però io ho visto che a me non lo fa fare. Sicuramente c'è un'impostazione di Ark che mi dovrebbe permettere di piazzare la roba senza le fondamenta. Ma no, come non funziona? Mi sa che l'ho fatta un po' storta io sta piccola trappola. Non so se funzionerà, c'ho un po' di dubbi. Va bene, non importa, facciamo un tentativo. Magari proviamo prima ad attirarne uno di livello un po' più basso. Non lo so. Allora, vediamo, intanto l'optero ci passa, sì. Fammi fare una prova. E più o meno, un pochino mi incastro. Speriamo non mi mangiuchi nel frattempo. No, 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 dai, ci passiamo, ci passiamo. Ma davvero rimane incastrata qua la bestia? A me sembra tanto poco spazio. Vabbè, non importa, mi fido di chi ha già fatto questa cosa prima di me. Allora, noi se non sbaglio avevamo visto... no, non era per di qua, ma era per di là. Un bel gufo di Lenevi, tipo livello 100 e passa. E io vorrei tanto quello. Fa vedere se è qui, fa vedere dove... No, vedo roba che vola davanti, ma non riesco a capire... Lì ce n'è uno. Ma è bellissimo. No, quello è un 17. Ma è un peccato perché è veramente bello. Ma guarda che colori che c'ha. No. Oh, ma è solo 17. Però potremmo fare una prova con lui. Ah, però non ho abbastanza dardi, dannazione. Poi mi toccherebbe ucciderlo. E non penso ne valga la pena. Aspetta che qui c'è un magar morto. Fammi prendere un pochino di carnita, già che ci siamo. E ci dà anche Primit. Sì, ma gufo delle nevi 100 qualcosa. Dove mi sei finito? C'è solo il 17. Io non voglio il 17. Cioè, lo voglio, ma in realtà non lo voglio. Lo voglio solo per il colore. Dai, non mi far girare troppo, che io ho costruito la trappola qui solo perché c'eri tu, dannazione. Potevamo costruirla anche qua sopra. Guarda qua che bella. Dobbiamo stare attenti a non superare quei pali con le luci rosse, dannazione. Me lo devo ricordare. Questa mappa è molto bella, ma ti frega la stragrande, proprio tantissimo. Non è che fa di tutto per ucciderti, però fa di tutto per trarti in inganno e poi dire: oh, ti sei suicidato, colpa tua, io non ho fatto niente. No, però adesso mi sento un po' presa in giro. Dov'è il mio gufo delle nevi? Livello 100 passa? Allora, lì ci sono gufi delle nevi. Aspetta. Aspetta. Un livello schifo. Uffa. Lei c'è un 52. Che considerato il numero di frecce che ho, potrebbe anche andarmi bene. Certo, il 107 sarebbe stato meglio. Dannazione, c'è uno Yotirannus. Fammi andare via. Dov'è il 52? Ciao 52. Ciao. Vieni per di qua. Stai venendo per di qua? No, non stai venendo per di qua. 52. Lillo. Ciao, sì, ok. Vieni. Bravo. Puzzo. Com'è veloce. Porca miseria, com'è veloce. Che bello, non vedo l'ora di averlo. Molto meglio dell'Argentavis e molto meglio dell'Optero. Questa è la combo perfetta praticamente tra Argentavis e Optero. E qui chi c'è? No, aspetta. Dove ce l'ho la trappola io adesso? Questi non c'erano prima, aspetta. Aspetta tizio, scusami, sono un attimo sbagliata. Ah, qua sopra, ok. Fammi recuperare la stamina, dove è andato? Qua sotto. È lui? Lei? Vediamo se funziona. No, ci. No, non ti distrarre. Segui me. Ti prego, segui me. No, dai, si è fissata tantissimo. Cici, puoi seguire me? Non prendertela con loro, ti tirano cacca. Aia, mi ha fatto molto male. Ok, che ci segue. Aspetta, fai il giro per così. Ok, ora vieni per di qua. Ti prego. Non ci passo. Ok. No, non ci è rimasto incastrato. Perché non è rimasto incastrato? Rimanici incastrato. Ok. Fermi tutti. Ti prego, no, Ptero, non rompere l'anima.
Allora, è incastrato lì, ora però l'Optero deve starsene qua buono. Optero, stai lì buono, non rompere. No, non ci credo, ha funzionato. Ha funzionato, è rimasto incastrato in questi 10 cm di gabbia. L'Optero me l'ha un pochino ferito, però, poverino. Ah, meno male che il soffitto forse... il fatto che non ci sia il soffitto non gli permette comunque di uscire. È cioè incastrato nella in mezzo alla porta, cioè non l'ha chiusa nella porta, poverino, deve far male cane. Io sto usando le frecce narcotizzanti, vero? Sì, ok. Ti prego, ho pochissime frecce. Ti prego, svienici senza morirci, ti prego. E non distruggermi la porta. Io confido che la porta regga. Io spero che la porta regga. Ti prego, reggi, porta. Ti prego, porta, confido in te. Oddio, ma è tanto tanto ferito, poverino. Io non lo... No, lo sto uccidendo. Lo sto uccidendo tanto, mi sa, lo sto uccidendo tantissimo. Guarda quanto è rosso. Ma sto usando le frecce... Ce l'ho ucciso. Ma io stavo usando le frecce narcotizzanti. Sì che stavo usando le frecce narcotizzanti. No, ma l'ho ucciso. Ma io non volevo uccidere. Oh, ma che tristezza immane. Non ci posso credere. Come ho fatto a ucciderlo? Era già molto ferito. Aspetta, fammi recuperare un po' di frecce. Riesco? Più o meno. Oh, no. Che sfiga incredibile. Ptero, è tutta colpa tua. Mi sa che lo devo mettere in passivo, Ptero. Abbiamo sprecato un botto di frecce, quindi. Ottimo. Tu ora sei in passivo, non rompere più l'anima ai buffetti. Ma dai, ma era un 52. Poteva andare benissimo. Che sfiga immane. Ma perché è morto? Cioè, io ho visto un sacco di video dove li prendono a frecciate in faccia. Questi non muoiono. Questo è un livello 13. Peccato perché è veramente bello anche questo. No, ci sono rimasta tanto male. Però la gabbia ha funzionato. Dai, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. No, ho la trappola mezzo piena. La smetto, non fa ridere. Oh, lì c'è un gufo, lì c'è un gufo, lì c'è un gufo. Lì ci sono tanti gufi, aspetta, aspetta. Un 83! Un 83 e ne ho visto un altro, ne ho visto un altro. Un 4, niente, perfetto, 83. Possiamo provare con l'83. Possiamo provare con l'83. Ciao 83. Ciao bellissimo 83, ti prego tu non ci morire. Aia, 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 ci ha fatto un po' male. Mi stai seguendo? Sì, mi sta seguendo ed è molto veloce. Oddio, ti prego, devi essere mio, non vedo l'ora. Guarda che bello che è. Mi piacerebbe troppo averne anche uno di questi super colorati, che sono veramente, veramente, ma veramente, veramente tanto belli. Cici, un po' più veloce però. No, non ti distrarre. Aspetta che recupero la stamina. Almeno ci abbiamo guadagnato un po' di primate e anche un po' di pelliccia. Che schifo non ci fa. Ciao Lilli, ciao, 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 ciao. Aia, aia, aia. Non ho visto se è maschio o femmina, tra l'altro. Quello di prima era una femminuccia. Se riesco a prendere questo bianco ed è una femmina, la chiamo Edvige. Assolutissimamente Edvige tutta la vita. No, no, difetto, sei peggio dell'Argentavis però, eh. Da questo punto di vista ti distrai molto, molto super facilmente. No, cuffetto, cuffetto. Oh, santa pazienza. Il maschio invece, se è un maschio lo chiamo Anacleto. Se è un maschio lo chiamiamo Anacleto. Aia, se non ci uccide prima. Ok. Allora, lì c'è. Ok, ok, è di nuovo intrappolato. Sì, è intrappolato, ciccio non morirci. Ciccio non morirci, ti prego. Io lo vedo già che sanguina molto. Io sono sicura di avere le frecce narcotizzanti, vero sì? Sì, ma perché sanguina così tanto sta bestia quando le spariamo? A me dispiace troppo. Con quel bel pelo bianco tutto macchiato di rosso fa molta impressione. Ti prego, svieni senza morire. Svieni senza morire, ti prego. Oh,
Cioè, è svenuto, fammi recuperare le frecce, fammi recuperare le frecce. Cioè, è svenuto ed è un maschio, un maschio. È un maschietto, Anacleto. Anacleto, ciao Anacleto, scusa, ti ho ferito tantissimo. Ti ho ferito tantissimo. Come sei a torpore? No, il torpore non va giù troppo rapidamente. Porca miseria, c'ha un millimetro di vita. Dammi primate, tesoro. Poi tanto ci sono i mammut qua sotto, ce ne andiamo a prendere altra. Oh, che bellino. È già il 32. È già il 32%, molto bene. Aspetta che gli do altra carne prima che... Nel frattempo gliene vado a cercare altre di primate. Ma forse non serve nemmeno, ti dirò. E forse non servono neanche i narcotici. Cioè, vedo che il torpore gli scende una lentezza esasperante. Oh, Anacleto, bellissimo, l'abbiamo quasi ucciso. Però è vivo, la trappola ha funzionato, finalmente la trappola ha funzionato. Ed è una trappola incredibilmente semplice, perfetto. Sono molto molto contenta, 64%. Ok, spediti alla velocità della luce, forse non serve andare a prendere altro primate. 64%, ascolta, io una cappatina giù di sotto. Tanto qua non c'è nessuno, non dovrebbe morirci. Qua invece c'è pieno di mammut. Questo sotto forse è anche già mezzo ferito. Quindi io direi che potrei provare a pigliarmi questo. Ma c'è una strage di lupi. Ma qui c'è una strage di lupi. E questo mammut è già morto. Questo mammut è già morto. Mio mammut morto. Mio mammut morto. E aspetta, fammi prendere anche i lupacchi ottiche. La pelliccia ci farebbe molto comodo. Ce n'è altri. No, ma era pieno di cadaverini. Sono già spariti. Ma che sfiga. Dai, dai. Allora, io sinceramente pensavo, prima di tutto, che Ginetta ci congelasse malissimo in sta zona. Invece no. Invece fortunatamente no. Cioè, fa freddo, ma non così tanto freddo. Non serve neanche più la primate. Il ciccino si è addomesticato. Si è addomesticato. Ciao, pucciolo. Aspetta. Fammi togliere intanto sta roba dall'inventario che non ci serve una mazza. Gli metto prima la sella. Qui. Ha recuperato tutta la salute. Ottimo. Questo è molto buono. Riesco a farlo uscire? Sì. Oh, bellissimo. Bellissimo. Aspetta che ti devo vedere in faccia. Aspetta che ti devo vedere in faccia, Cici. Oh mio Dio, che bellezza. No, vabbè, ma è carinissimo. Ti chiamo Anacleto. Io ti chiamo Anacleto. Fammi mettere il signorino qui, che almeno si difenda se per caso venisse qualcuno ad attaccarlo. Noi siamo saliti a un bel livello 124. Ma mi atterra da solo quando mi avvicino a una parete. Cioè, scusami. Ok, cioè io mi avvicino a terra e lui atterra senza che io gli dia il comando per atterrare. Oh, cos'è questo? Ma cos'è questa cosa? Con il tasto C fa questa roba. Ma è fighissimo. Questo deve essere utile di notte, immagino. Picchiata. Oddio, che bellezza. No, vabbè, quindi ghiaccia tutti. Ha ghiacciato gente. Azeta, la voglio riprovare. Facciamo che gli aumentiamo la velocità, perché lo vedo un pochino lento il ciccino. Allora, tipo qui. Io vado molto su, poi vado molto giù. E ho congelato un sacco di gente. Salve, buongiorno. Ah, però non si arrabbiano quando li congelo. Ma io mi arrabbierei un pochino se qualcuno mi congelasse. Va bene, vediamo come ce la caviamo con gli attacchi. Ciao. Il fatto che atterri però non va molto bene. Oh cavolo, non abbiamo stamina. Non abbiamo stamina, scusa Cicci, aspetta. Aspetta. E il livello 70 ci è andato giù, ma ci è voluto un po'. Non è fortissimo, eh. Forse dobbiamo aumentare un pochino il danno. Sinceramente speravo che facesse molto più danno la bestiolina qui. Aspetta, facciamogli recuperare un po' di vita. La vita non è altissima, però, cioè, quantomeno ne ha persa molta in pochissimo tempo. Però non importa, è bellissimo. Cioè, guarda quanto è bello. Ma guarda quanto è bellina sta creaturina. Ok, sono molto molto contenta di essere riuscita a prenderla con quella trappola abbastanza semplice da fare alla fine. Cioè, non abbiamo dovuto costruire grandi cose come per il grifone, che abbiamo dovuto fare la mega gigantesca trappola.
E in tutto questo io ho perso l'optero. No, aspetta, forse per di qua. No, non era per di qua. Dove cacchio ho lasciato l'optero? Vabbè, non è una grande perdita, per carità, però... Ma perché fa sti versi tutti un po' meccanici? È mezzo tech sto gufetto, quindi fa tutti questi beep beep. Di cosa abbiamo? Un 4. E lì un 30. Sempre maschio però, no. Gli dobbiamo cercare una femminuccia al signorino qua. No, no, gli voglio cercare una femminuccia. Veloce, 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 voglio una femminuccia. Anche perché voglio vedere i cuccioli, ma soprattutto mi devono fare un bel po' di cacchina questi bestiolini. Ah, c'è il Magar Magar. Fa anche la picchiata con una marea di piume che svolazzano. Ah, se io vado dritta dritta giù, tipo... Aspetta, eh. Ah, no, aspetta, non ho la stamina, non ho stamina, non ho stamina. Cioè, oltre alla picchiata congelante, mi fa la picchiata normale. Aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 no. Sì, 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 si arrabbiano molto. La gente si arrabbia moltissimo. Scusi, scusi, sono solo atterrata qua in zona. Mamma mia, come sono permalose le bestie. Ma tipo anche sulla sella ci sono dei pulsanti, tipo dei comandi. Cioè, ma lo stiamo telecomandando quindi sto cuffetto poverino. Oh, guarda com'è bello. Ha un musetto bellissimo. Va bene. Allora, no, voglio trovargli la femminuccia subito, subito, già che la trappola funziona e che ci è andata bene alla prima, cioè non alla prima, alla seconda. Approfittiamone. Allora. Peccato non poterli mettere nella sfera poké, dannazione. Dove lo metto questo affinché non mi scleri e mi attacchi l'altro gufetto? Se lo metto tipo qui, tu ci resti? Stai qui. Ma guarda che belle montagne! Però mi sa di fregatura. Cioè mi sa che tipo se vado per di là ci muoio subito. No, facciamo che di là per ora non ci andiamo. Ah, lì c'è il Magar Magar, speriamo non rompa l'anima al gufetto. Ti prego Anacleto, stai qui buono. Non farti uccidere. Ok, e noi adesso proviamo... aia, 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 aia. Lo sapevo che ci saremmo fatti tanto male. Proviamo ad andare a cercare una femminuccia. Sì, 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 veloce. Ho ancora 36 frecce. Possono bastare? Non lo so, lo spero. Guarda quanti Magar Magar! Ma c'è pieno! Ah, ce n'è un altro qui! No, dobbiamo stare molto molto attenti, oppure... Questo cos'è? Femmina 39! Ma ti dirò, una femmina 39 a me va bene. Aspetta, aspetta, lì ce n'è una. Ci sta morendo male quella però. La vedo messa tanto male, tutta bucherellata, poverina. Che è il livello 109! Però cavolo, l'hanno danneggiato moltissimo. Vabbè, se la sta pigliando coi facoceri, mica furbo. Aspetta, aspetta, tiriamo l'attenzione di questo. Dai, la 39 a me va bene. Mi va più che bene. Salve signora. Salve, salve, se la prenda con me. Se la prenda con me. Ok. Venghi per di qua. Ci segue, sì, ci segue. Ci segue, ci segue. Ma dai, se riusciamo a farci la coppia subito è una cosa stupenda. Tizia, tizia. Di là. Grazie, sì, mi stai dando un botto di colpi. Se per favore mi segui. Mi senti che versetti che fa. È in gabbia, no, non è in gabbia, no, non è in gabbia. Aia, che male, aia, che male. Oh, non ho messo l'optero in passivo. Dannazione, non ho messo l'optero in passivo. Ora sei in gabbia, ora sei in gabbia, ptero. No, stai buono, stai buono. Porca miseria. Me l'ha fatta uscire dalla gabbia. Maledetto ptero. Che nervoso, già una bestia inutile. In più mi incasina anche quando cerco di catturarne altre. Non è divertente. Ok, aspetta, 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 aspetta. Ok, ok, ptero, il più lontano possibile. Stai qui. Ti prego, tu resta lì, ciccia. Aspetta che arrivo, aspetta che... No, 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 no. Non ti girare, non ti girare. Ti prego, dimmi che confida. Chi è che l'ho intrappolata, l'ho intrappolata. Ok, ok, senza uccidere la signorina. Signora, io non voglio ucciderla, quindi lei faccia da brava, si addormenti in fretta. Ma guarda come funziona bene sta gabbia. Cioè, per essere così piccolina, abbastanza anche semplice da fare. Nel senso, fa il suo porto lavoro. Chissà se possiamo usarla anche per qualche altra bestia qua. Ma per il Magar Magar non penso che funzioni, purtroppo.
critici o poche frecce. Ti prego, addormentati. Ti prego, addormentati. Posso rischiare ad avvicinarmi per recuperare le frecce che gli ho lanciato adesso? Ok, sta fungendo. Forse si addormenta. Aspetta, fammi recuperare due frecce. Posso recuperare le frecce? No, non posso. E mi si è rotta la balestra. Ottimo. Ah, però si è addormentata. Però si è addormentata, cicina lei. Ok. Ok, ottimo. Abbiamo la coppietta. Molto, molto, molto felice. Molto, molto bene. Molto bene. Sei svenuta, vero? Non sei morta? Sì, 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 è svenuta, Ok. Allora, tieni una di queste e un po' di questa e... Oh, aspetta, aspetta. Forse ci aveva Primate. Il nostro gufetto Anacleto. Oh, vieni qua, Anacleto. Guarda cosa ti abbiamo trovato. Una femminuccia bellissima, bellissima. Ah, no, non ne hai, Primate. Vabbè. Ascolta, le diamo carne normale. Tanto noi utilizzeremo principalmente Anacleto. Questa ci serve solo per fare i cuccioli. Brutto a dirsi, ma è tipo solo da riproduzione. E mi sa che non serve neanche narcotici qua. Cioè, guarda qui come va veloce l'addomesticamento. Ma chi me lo fa fare di sprecare narcotici con queste bestie? Ma è perfetto. Ma chi l'avrebbe mai detto che sta gabbia avrebbe funzionato così bene? Non giuro, mai. Cioè, non osavo sperare. Ma che ore sono? Sta già facendo notte? Sono le 7. Vediamo di tornare a casa prima che faccia buio, perché in questo bioma fa buio. A differenza del santuario. Nel santuario non c'è sempre giorno ed è bellissimo. È meraviglioso che non cali mai la notte in quel posto. Oh, e anche la signorina si è addomesticata. Tutto molto molto bene. Allora, vediamo se riusciamo a farla. Sì, decisamente sì, perfetto. Ci prendiamo anche l'optero. Anche se sinceramente ti lascerei qui, che mi fa sempre molto arrabbiare l'optero. Ok, mi stanno seguendo. Sì, mi stanno seguendo tutti, perfetto. E casa dovrebbe essere per di là. Ah no, ma forse queste montagne sono solo decorative. Ah sì, perché sì, che scema. Qui c'è la fine del bioma. Cioè, noi vediamo le montagne, ma in realtà quelle montagne non ci sono. È solo una proiezione. Peccato, perché erano molto belle. Quindi noi in teoria adesso superiamo il bioma. Non ci moriamo, vero? Se io passo per lì qua. No, perfetto, il santuario compare. Ottimo. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Dai che è andata meglio del previsto. Sono molto 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 contenta, molto molto soddisfatta. Abbiamo preso i narcotici? Sì, abbiamo presi. È vero che non sono tanti, ma in questo momento ci fanno tanto tanto comodo i narcotici, perché non abbiamo molte risorse. Aspetta che facciamo spaventare i tappigiara. Tapi, buh. È sempre molto divertente incasinare ste bestie. E prima di salutarci vorrei far vedere una cosa bellissima che ho appena scoperto sul nostro gufetto delle nevi. Allora, noi adesso abbiamo due livelli che spenderemo in vita. E se noi facciamo questa cosa, lui si autocura e quindi la vita sale rapidamente, però la stamina scende altrettanto rapidamente. Però questa cosa è molto figa. Mi sembra di aver intuito che faccia salire il livello della vita anche a noi, cioè ci ripristini un pochino la vita. Però non sono molto sicura, questa cosa la devo accertare. Mi sembra di sì. Cioè, così a vista sembrerebbe di sì. Che figata, è bellissima, è bellissima. Va bene, allora direi che per oggi possiamo finirla qui. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti. Ciao ciao.